Grande vittoria per la Inter oggi, non si subisce gol. Davide, parto da te, però è difficile, contro il passato, contro chi ti ha cresciuto, però che bella la prima doppietta in Serie A. Sì, no, è bellissima, mi dispiace solo che sia arrivata contro una squadra in cui ho giocato in un periodo della mia vita molto felice, dove sono stato molto bene, quindi mi sembrava anche, insomma, giusto non esultare, perché qua ai tempi ci siamo divertiti qua. Capitano, ci voleva una partita in cui non si subisce gol, in cui si è attenti dal primo al novantesimo. Oggi è stata una bella risposta, no, alla vittoria del Napoli di ieri. Sì, certo, perché l'Empoli è una squadra che saluto, una squadra tosta da affrontare, perché fisica, perché quando stanno insieme lì in mezzo al campo giocano bene, quindi abbiamo preparato la partita nel modo giusto e poi con un uomo in più sicuramente è più facile, però le partite le devi vincere, quindi importante non aver subito gol e portare questi 3 punti a casa che servono tanto. Davide, ti sei reso conto di quanto l'aspettativa su di te sia sempre più grande? O Davide Frattesi fa gol, segna, incide, va a fare un assist, oppure Davide Frattesi, ma forse è così, eh? Pare sì, soprattutto ultimamente. Poi non è facilissimo, nel senso che poi ogni partita sembra sia quella dove si decide se sono bravo o meno, quindi non è semplice, anche perché voglio dire, non è neanche normale fare gol in tutte le partite. Ci sta che uno abbia un calo, giochiamo talmente tanto che uno poi chiaramente è stanco, e oggi un pochino sinceramente ero stanco, perché comunque siamo sempre in giro, sempre in ritiro, quindi ci sta che uno passi un periodo di appannamento, ma credo che insomma la bravura di un giocatore vada, insomma, guardata più sul lungo termine, ecco, che con partita per partita. Lautaro, invece te come stai fisicamente? Ti stai riprendendo, stai diventando quello della passata stagione, stai tornando con questa brillantezza? E poi ti chiedo se questo 7° posto al Pallone d'Oro quest'anno si può migliorare. Sì, sicuramente si può migliorare. Sinceramente non aspettavo di più, però come dico sempre, io lavoro per l'Inter, per la nazionale argentina, poi questi premi lo decidono a volte in maniera giusta, quindi sono contento per il lavoro che faccio, contento di stare tornando in forma, perché come sappiamo sono arrivato in ritardo e a volte queste cose, dopo una stagione lunga la scorsa, arrivando anche in finale di Coppa America, avendo poco riposo, a volte giocando tanto, la stanchezza si fa sentire, però lavoriamo tutti per essere al meglio, per cercare di dare il massimo in campo. Dobbiamo continuare su questa strada perché il campionato è ancora lungo. Grazie, poi cercheremo di capire se la pizza la vai a offrire a Lautaro per l'assist oppure a Darmian.